la canzone. Fade out. Bentornati ragazzi su podcast e su video podcast. Sì, perché anche su quei due, sul server, su un canale, questa roba apparirà. Adesso non siamo sicuri di dove, però insomma, vedrete questo podcast anche altrove, ok? C'è un amico che su Instagram, vi ricordiamo il nostro account Instagram che è @quei2 sul server. Abbiamo anche un account Twitter che è @quei2 col numero sul server. E abbiamo anche un account Forbix che è @quei2 sul server 25 @cancelletto 21. Sì. E niente, lui ci chiede Sbrickenhaus, secondo voi Sbrickenhaus, ragazzi. È come Porcodaus. Porcodaus. Secondo voi lo split screen con gli amici è morto? Se sì, ne sentite la mancanza? Che mi dici? Ma col secondo me lo split screen era più morto prima che oggi, tecnicamente parlando. Parole forti, ragazzi, parole molto forti, e voglio che tu me le organizzi mentalmente e mi rispondi perché. Oh, negli anni 90 io e te giocavamo spesso a giochi split screen, ok? Vero. La caratteristica è che i monitor erano grandi 20 cm. Vero. Okay. Ora noi abbiamo i 65-70. Vero. Ok, quindi questo è il momento migliore per giocare in split screen. Anche se poi c'è Nintendo che ti fa giocare in 4 persone sul monitor della Switch. Perché Nintendo fa giocare prettamente animali notturni rapaci. Quello è il target per quel tipo di split screen lì. No, vabbè, lo split screen di Nintendo è bellissimo, è molto molto divertente se giocato su un bel televisore. Grande. Se giocato, come fanno vedere nella pubblicità, sulla Switch portatile, perché quattro ragazzi si mettono molto vicino su di un tavolo e condividono lo schermo, dopo quei quattro ragazzi devono mettere tutti gli occhiali per un sacco di tempo. Perché progressivamente si avvicinerebbero tutti allo schermo fino a fare un capannello, ed è così che il Covid si è diffuso soprattutto in Giappone. Secondo me, allora, benché la tecnologia oggi ci permetta di avere effettivamente dei gran bei split screen, perché ci sono gli schermi più grandi e si vedono meglio, si sta un po' abbandonando quella cosa, secondo me, a favore di una ricerca compulsiva dell'online. Cioè anche giochi che non dovrebbero avercelo online ce l'hanno. È vero, ormai l'online è dappertutto, il locale si fa fatica a trovarlo, però quando si trova... Hai distrutto i sistemi audio di un sacco di persone. No, c'è il compressore. Un sacco di persone sono morte. Vero, è tutto a posto. E quindi ringraziamo tutte quelle persone che ci ascoltano in macchina, in viaggio, durante il lavoro e anche negli ospedali e nelle carceri. Questo, ci è arrivato un messaggio di straforo dalle carceri, vi salutiamo tutti. Detto, poi un giorno approfondiremo questa cosa. Più che altro ci piacerebbe sapere se in carcere vi fanno videogiocare un po'. No. No? No. Poi con i cavi destri elettrici puoi uccidere le guardie, quindi no. Ma perché si videogioca anche se, cioè, con la Switch non hai cavi elettrici? È peggio, lo tiri addosso alla gente quel famoso. A questo punto non butta neanche le ciabatte, scusami. Cioè. Mica c'erano i zoccoli di legno, voglio dire. Mi danno quei chianelle di gomma piuma, non fai niente. Comunque, bentornati nel nostro carcere. Noi siamo i direttori carcerari più bravi d'Italia. Noi vi daremmo almeno le Switch. No. Il primo che la infila in culo a qualcuno le ritiriamo. Comunque, detto questo, split screen, allora, sì, la risposta è sì, un po' ci manca, ma no, ormai c'è dappertutto, cioè c'è, ma non si vede, a volte lo devi andare a ritrovare e non funziona così, perché è difficile, cioè noi siamo due persone particolari, quindi se tu ci chiedi, vi manca lo split screen? Noi ti diciamo di sì, perché siamo due quarantenni ormai che videogiocano da divano, sì. e che hanno passato il pomeriggio a tirarsi dietro spade, accette, pugnali su Nidog. E quindi e quello era split, non è manco split screen, non è split era screen. È only screen, però si gioca in due sullo stesso monitor. Siamo molto atipici come quarantenni, perché abbiamo questa possibilità che la mattina ci svegliamo e diciamo ok, oggi giochiamo, che bello, che cosa giochiamo, e vediamo, o online, e sempre quasi in split screen stiamo, cioè ci vedono 10 cm di monitor, oppure seduti sullo stesso divano a videogiocare, quindi... Cioè siamo molto atipici. Una domanda come questa dovrebbe essere chiesta a chi non lo fa di mestiere questo. O comunque a chi non ha un'attività collegata al mondo dei videogiochi. Perché è complicato rispondere. Allora io credo che
Io sono nato purtroppo solo figlio unico, ok? E questa cosa, bene o male, mi ha fatto un po' crescere la voglia di giocare spalla a spalla con qualcun altro, perché io la mia passione dei videogiochi, a parte con te e con pochi altri, l'ho sempre vissuta solo come un cane, sì, sostanzialmente. E noi siamo cresciuti negli anni 90, dove la connessione internet non c'era, e quindi per giocare ai videogiochi con gli altri dovevi per forza avere dei giochi che fossero giocabili in due. Mo, io lo split non l'ho mai apprezzato particolarmente, perché solo di recente ho trovato alcuni giochi split screen davvero belli da giocare insieme, tipo It Takes Two. Sì. No? Mm-hmm. O magari A Way Out. Mm-hmm. Quei giochi sono ottimi giochi perché pensati per lo split screen. Generalmente invece fino a qualche anno fa il gioco era un gioco da giocare a tutto schermo, che però se volevi giocare con l'amico ti castrava l'esperienza da morire. Sì, ti divideva lo schermo, uno su, uno giù, uno a destra, uno a sinistra, e giocavi così. Cioè, fondamentalmente non erano pensati per lo split screen, erano difficoltose magari le connessioni, non che in Molise adesso le cose vadano meglio, sia chiaro, però potevi in effetti videogiocare sullo stesso televisore, sullo stesso monitor. Sì, allora io ancora oggi, ogni tanto, quando viene Emanuele a trovarmi e non sappiamo che fare, metto Black Ops 3 e in split screen giochiamo contro qualcuno, contro i bot, insomma ci divertiamo a giocare così. Però mi rendo conto che in COD lo split screen o lo metti in orizzontale o lo metti in verticale, significa: chi è che non vuoi vedere quando ti mena, i cecchini o quelli al lato? Cioè, perché se lo metti verticale così, con lo split in verticale, vedi in su, vedi in giù, ma di lato non vedi un cazzo, tipo cavallo col sì, paraocchi. Hai un FOV molto stretto. Mentre se lo metti orizzontale hai tutto il field of view in larghezza, però in realtà se c'è qualcuno sopra di te non lo vedi, no, un cazzo. Non lo vedi. Quindi è un modo di giocare castrato, tranne su It Takes Two o giochi che sono stati pensati fin dall'inizio per lo split screen. Diversa è invece un po' la cosa su quei giochi che non dividono lo schermo, tipo Peggle, Need Dog, Tricky Towers, in cui c'è una divisione ma è ovvia. Cioè sì, è ovvia. Oddio, su Tricky Towers forse un po' meno, forse quello Overcooked. Sì, c'è sta Overcooked, Need Dog, anche Peggle, Puzzle Bubble, Pang, sì. Ma andiamo a cogliere dal passato, ma da quelli che tipicamente si potevano giocare Cadillac e Dinosauri. In due su un cabinato, quindi tutti i giochi da cabinato fondamentalmente. Ed è sostanzialmente, per me è ancora una bella esperienza poter giocare uno a fianco all'altro, magari competitivamente a qualcosa. Non mi dispiace affatto. Mi è piaciuta l'esperienza di giochi come per esempio Until Dawn o Little Hope, sì, o Man of Medan. Perché il primo gioco, ok, Until Dawn era un po' solitario, te lo potevi giocare con gli amici ma giocava uno solo. Negli altri giochi invece loro hanno implementato questa cosa, che secondo me è carina. Cioè che tu all'inizio di tutti i personaggi presentati nel gioco ne scegli due, tipo due io, due tu, e quando tocca a te con i tuoi personaggi prendi il gamepad e giochi tu. Sì. Quindi tutti insieme sul divano ci si segue questa storia, impersonando ognuno i propri personaggi, e si cerca di non far schiattare i propri beniamini. Sì, questo è un altro tipo di locale, se vogliamo, perché come se ti vedessi, è il continuum dei film, ecco, se vogliamo provare a mettere, è il di più del film, perché sì, infatti si gioca poco, sono quick time events per lo più, sì, quindi cose che devi fare soltanto nel momento in cui succedono, discrezionalità ogni tanto. Certo è che alcuni quick time event in cui a loro ti fanno morire il personaggio se non li azzecchi, quindi in effetti devi essere anche bravo, non è alla portata di uno, non è alla portata dell'amico che non videogioca. Sì. Perché devi conoscere un minimo i tasti, devi avere una manualità sul gamepad. Quindi sono giochi che si sono andati ad evolvere rispetto allo split screen normale, però ti fa anche pensare dall'altra parte che c'è quasi una voglia di riprovare il locale. Sono in pochi quelli che lo fanno. Sì. It Takes Two, secondo me, così come A Way Out,
sono giochi che quello per defusare la bomba, che è un altro tipo di gioco locale, se vogliamo. Tu intendi Keep Talking and Nobody Explodes? Sì, quello è un gioco locale che si può giocare anche a telefono volendo, si può giocare online, sì. Si può giocare un po' dappertutto con tutti i mezzi, basta una voce dall'altra parte. Ecco, c'è questa voglia al far tornare le persone vicine, a volte la noto. Sì, 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 sì. Ma anche Switch ci ha provato tantissimo nei primi spot che hanno fatto vedere. 1, 2, 3 Switch. Sì, sì, c'era questa voglia di fare aggregazione intorno al videogioco. Chiaramente, se poi tu te ne esci con Zelda Breath of the Wild, ma chi cazzo si aggrega? Ognuno se lo gode per i fatti suoi, è chiaro. Però con i giochi puttanata questa cosa è possibile. Quello che manca oggi è un gioco grosso, bello, importante, che dia la possibilità veramente a due persone nella stessa stanza di giocare. Perché a parte It Takes Two, ma dammene un altro che è così bello, così grande e che permette a due persone di goderselo bene dall'inizio alla fine. No, non ce n'è nessuno, non c'è, ad oggi non mi viene in mente nulla, se non il classico giochetto a turni che può essere Edith Finch. What Remains of Edith Finch? No. No, quello era molto singolo. L'altro, quello dove fai una storia per ciascuno. Io l'ho giocato così. What Remains of Edith Finch? Ah, vabbè, perché tu stavi magari con la tua compagna, una storia l'hai fatta tu, lei. Una storia a ciascuno, ecco, un'altra specie di locale. Però in effetti non... L'hai deciso tu, Karen? L'ho deciso io, però si poteva fare in questo modo, volendo, si potevano godere di... Visto che ne erano tante, si poteva godere una storia per volta, durava al massimo una mezz'oretta l'una. Beh, giochi narrativi si prestano un po' a fare questo tipo di giochino. Se la persona con cui stai magari è appassionata alla storia del gioco, alla narrativa, però magari non vuole giocare, il gioco se lo gode lo stesso. Sì. Quante volte abbiamo portato dei gameplay di giochi super narrativi e ci siamo goduti tutti insieme una storia, sicuramente affossando gli sviluppatori, perché poi nessuno... Life is Strange. Tipo, sì, molto bello, vi invito a guardare la mia serie su Life is Strange, un solo episodio in cui bestemmio quasi continuamente, quindi... Allora, ti posso dire... Secondo me un elemento a favore dell'evoluzione dello split screen nei prossimi anni è l'introduzione degli schermi 21 noni. Perché il 21 noni, non dico che splittato a metà ti dà due 16 noni, ma almeno non ti dà... Il 38 pollici splittato a metà ti dà due monitor ultra wide. Ultra no, però abbastanza wide da non essere wide. Esatto, cioè, però... Non sono in molti quelli che si possono permettere il 21. Parliamo di quei monitor schiacciati che utilizzano lo standard cinema, tolte le bande nere, quindi tanto per farvi capire. Quindi sono monitor che non tutti utilizzano e che fanno fatica ad entrare nelle case di tutti quanti. Sì, poi non so se il 21 noni che si usa comunemente sia un 2.35 a 1, un 2.39 a 1, però insomma se ci guardate un film hollywoodiano... Sì, praticamente le bande nere sono ridette a zero. Eh sì, perché è fatto apposta per quel tipo di visione. Sembra però che stia prendendo piede anche tra i videogiocatori più esigenti, perché dà una visione periferica effettivamente tutta diversa, tutta nuova. Una volta che utilizzi... Io uso un 21 noni a casa, 4K. Una volta che usi il 21 noni, all'inizio bestemmi perché non ti rendi conto degli spazi, tempo una settimana e tutto il resto ti sembra inutile. Cioè, gli schermetti normali sembrano proprio schermetti da cellulare, no? Un po'. Quindi è diversa la gestione di un monitor così. Ti permette una visione molto più ampia, riesce a essere anche molto più competitivo rispetto a alcuni giochi che possono essere FPS, ma anche TPS. Sì, perché ti dà una consapevolezza insomma, dell'ambiente circostante che neanche mettendo il field of view massimo avere, chiaramente. Una cosa che io credo che non avverrà tanto velocemente, però, questa qui, per il semplice fatto che se tu dai un'occhiata a Netflix e alle serie TV presenti su Netflix, buona parte di queste ancora sfrutta il 16 noni o al massimo il 4K DCI, cioè 4096x2160, che sarebbe un 16 noni con delle piccole bande nere sopra e sotto, che però si racchiude meglio in un televisore 16 noni che in un 21 noni. Dovrebbero esserci dei blocchi neri a destra e a sinistra. Secondo me proprio questa diffusione delle serie TV e anche di un certo formato cinematografico di quel tipo
impedirà al 21:9 di diventare lo standard. Diventerà un televisore che tu c'hai per fare certe cose, un monitor che fai, ma non sarà mai lo standard perché fa fatica a raccogliere tutti gli altri standard. Film molto spettacolari, come per esempio, non so, Pacific Rim l'hanno praticamente tirato fuori 16:9 perché con tutti questi mostri alti, robot, non potevi togliere quello spazio lì. Esatto. Ed è la stessa cosa dei film girati in IMAX, che quindi ce li hai 4/3 praticamente. Su un 21:9 tu avresti più nero che film. Sì, è vero. È vero, è complesso, è complesso, però ecco, stiamo divagando. Il punto è, su alcuni schermi, se diventassero la norma, potremmo essere tranquilli e giocare in locale, quasi avendo un monitor a ciascuno, ok? Un monitor vecchio a ciascuno. Sono cose che però difficilmente entreranno nella casa di tutti ad oggi, ok? Verso forse fra una decina di anni si passerà a quello standard, non lo so. Tuttavia, il 16:9 è largamente utilizzato. Ci stanno a provare tantissimo con i cellulari, li allungano sempre di più. Fra un po' tiriamo le sberle da un metro di distanza con i cellulari, per quanto sono allungati. Ecco, quello è forse l'unico modo per passare a un 21:9 e proprio passare prima per la parte mobile. Sì, anche se, ripeto, la cosa difficile è proprio quella, perché se vuoi fruire di cinema o serie TV, non sempre 21:9 è l'idea. Quindi anche sul telefono tanti contenuti potrebbero non funzionare. Insomma, YouTube ti permette di caricare come vuoi i video. Sì. E li rifila proprio per essere perfetti, quindi lì ci siamo adattati. Io non pubblico quasi mai in 16:9 sul mio canale e ormai la gente non ci fa neanche più caso, perché quasi tutti... Perché li rifilo? Quindi riempiono tutto lo spazio per la parte mobile, che oggi la maggior parte delle persone guarda da mobile, cioè, quindi il contenuto lo fruiscono a schermo intero, quindi ti sembra anche qualcosa di plus, di premium, di diverso, lo vedi meglio. Del pensato diverso, perché non vedi le classiche bande nere che ti vanno a ridurre ulteriormente lo spazio dello schermo. Però per quanto riguarda i giochi la vedo veramente difficile. Contiamo anche il mercato console che negli ultimi anni sta un po' abbandonando proprio l'idea del giocatore da solo che si gode il titolo. Cioè, quanti titoli all'anno escono che sono smaccatamente single player? Cioè, stiamo parlando veramente di mosche bianche: Horizon, God of War, Elden Ring, anche se quello avrà una parte multiplayer, però diciamo che l'hanno sempre bistrattata, perché hanno detto vabbè, Dark Souls 3 è piaciuto, prendiamo una copia e incolla multiplayer edition e via. Però è pensato per godertelo per i pezzi tuoi, così come Ghost of Tsushima, assolutamente. Un Pokémon, l'ultimo Pokémon, la gran parte dei videogiochi che escono per Nintendo sono pensati per essere single player, però non sono i videogiochi dall'ultra grafica, sono videogiochi creati per un certo tipo di utenza, ok? Quindi noi non parliamo quasi mai di Nintendo quando dobbiamo fare i confronti, proprio perché si riferiscono a una tipologia di utenza a cui la grafica frega relativamente, ok? Un Zelda Breath of the Wild, se tu lo prendi fra 10 anni, lo puoi giocare tranquillamente e non ti accorgi del tempo che è passato. No, è semplicemente ancora bello, tra l'altro. Non è che dici non è invecchiato, sarà ancora bello da vedere. Mentre se tu prendi un Crysis, dopo 10 anni, cazzo, se l'accusa del colpo. Tutti i giochi FPS, TPS di stampo realistico o quasi accuseranno il colpo. Ma questa è una normalità. Sono passati 15 anni però da Crysis. Quando Crysis 3 fra 10 anni, ci sono ancora passati. Sì, mi sa. 5. Sì. No, aspetta, Crysis 3 mi sa 2012-2013, quindi ci stiamo arrivati a 10 anni pure su. Mazza, se siamo vecchi in culo. Quindi, cioè, si vedranno delle cose fatte un po' male, no? Rispetto al resto. Quindi dobbiamo un attimino anche scindere le situazioni single player e multiplayer, hai visto? E 2013. Crysis 3. 2013. 2013, quindi 2013, l'anno prossimo fa 10 anni. Noi abbiamo iniziato il canale ed era appena uscito Crysis 3. Ti ricordi? Abbiamo fatto con gli altri youtuber piccoli dell'epoca, abbiamo fatto il video su Crysis 3. Tanta roba, ragazzi. E quindi l'anno prossimo riproveremo Crysis 3 e vedremo se è invecchiato bene o male.
Tu dico, è invecchiato molto bene, sì, regge ancora rispetto a tanti giochi di oggi, però Crysis 4 quando arriva, ecco, per esempio a me piacerebbe tantissimo che implementassero in Crysis una modalità co-op. Non è possibile fare lo split screen? No, perché hai troppi elementi a schermo da tenere, la nanotuta, tutti i vari tempi, la temporizzazione dei poteri, non è possibile, sarebbe un casino. Però mi piacerebbe una modalità cooperativa su Crysis. Ah, probabilmente potrebbe far parte dell'evoluzione, quello sì. Della roadmap proprio. Sì, perché tu dici, ok, prendo un gioco che è smaccatamente single player, lo butto in co-op e già il marketing. Perché mettono tanti giochi multiplayer? Perché per spendere soldi nel marketing, quando devi spenderli? Devi spendere proprio con la vanga, no? Prendi una pala, ci carichi su i soldi e via. Col multiplayer invece le persone se lo rimbalzano tra di loro, dicono, ah cazzo, l'ho comprato, è bello, proviamo il multiplayer, sì. E quindi di per sé ammortizzi, questo in pochi ci pensano, però ammortizzi parte de, non tutto, devi essere molto sicuro del tuo gioco ovviamente, però l'ammortizzi assolutamente. Quindi ecco, potrebbe essere un modo, sicuramente il multiplayer, sicuramente una versione co-op potrebbe essere un modo per far riemergere un po' dalle ceneri questa Fenice. Invece lo split screen è proprio il contrario di quello che hai appena detto, cioè ti devi non solo vendi una copia sola per far giocare a due persone, ma ti devi pure preoccupare di renderlo giocabile da due persone, quindi più sbattimento di sviluppo con meno introiti, perché due fratelli non compreranno ognuno la sua copia. No, chiaramente no, chiaramente no. Quindi chi fa split screen oggi fa un salto della fede e decide di immolarsi quasi verso quella modalità lì. Da una parte la puoi utilizzare come, oh, io ho fatto lo split screen Cutta Devil, che funziona perché ce ne stanno pochi in commercio, quindi è una mosca bianca. Dall'altra parte però rischi tantissimo. Rischi tantissimo, e ve lo dimostra la saga di Train, che sono forse tra i giochi più carini mai creati per più giocatori divano, e che però non ha mai avuto il successo schiacciante che dovrebbe avere. È stato sempre molto di nicchia. Vero? Ed è stato sempre molto single player. Invece giocati in multiplayer ti fai le risate, perché ti puoi menare praticamente. Cioè puoi fare tante belle cose. Puoi aiutare il tuo compagno come dovrebbe, ma gli puoi fare tante di quegli scherzoni. È molto divertente. Quindi ragazzi, ci sono ottimi giochi split screen o comunque giocabili co-op, couch co-op, come Train, come It Takes Two, come A Way Out, come tutti i giochi della serie, vabbè, Man of Medan e compagnia bella. Ci aspettiamo nei prossimi anni forse una rivincita, visto che It Takes Two quest'anno ha picchiato proprio dal punto di vista anche del riconoscimento artistico e qualitativo. Magari a qualche studio grande. Sicuramente lo stesso studio ha fatto Way Out, ha fatto It Takes Two. Sicuramente andrà verso quella deriva là. Non penso che a un certo punto dice no, sai che c'è, basta. Sì. No, anche perché sono praticamente da soli. Sì. Cioè, sì, è sempre quello, mosca bianca, mercato, ti prendi quella nicchia di mercato, però sei sicuro che tu abbia una nicchia di mercato. Assolutamente sì. Ragazzi, fateci sapere se avete trovato qualche bel gioco split screen, ovviamente sui nostri canali o sul nostro Instagram. Commentateci e segnalateceli, perché noi siamo due, giochiamo spesso insieme e li cerchiamo come il pane.